che oggi tra l'altro non possono neanche contare il contributo di due grandi protagonisti come Valerio Checchi e Renato Fasini, entrambi impegnati nel tour de ski. Intanto è passata anche la prima donna, attenzione, si tratta di Veronica De Martin. Davanti a tutti c'è Brunone Carrara, vai Carrara! Con i migliori Riccardo De Martin, Florian Kostner con i migliori. Stanno via via transitando gli atleti, sono De Gasperi. Con il 17 sul ponte Andrea Marchetti, l'atleta udinese. Si annuncia un finale allo sprint. Si annuncia un finale allo sprint. Assessore del Zolti insieme al sindaco Mario Zandonella e al presidente della Fisi Bortoluzzi qui ad accogliere i vincitori. Poi Fabio Santos, poi Kostner, poi Pontel e poi De Bertolis. Questi, ecco laggiù Riccardo De Martin. Avanti c'è Santos. Poi Carrara, attenzione, Bruno Carrara. Anzi no, Florian Kostner. Florian Kostner con Santos. E Florian Kostner vince davanti a Fabio Santos e a Brunone Carrara, tre carabinieri. Il quarto posto di Puntel e poi della Forestale e poi Ivan De Bertolis. Signori, podio d'onore qua, Cioffi e Grandelis sono contenti. Allora pronostico rispettato, Florian Kostner vince. E qui signori, l'arrivo di D'Ambros, l'arrivo di Mirko Pezzo. È arrivato Agostino Zordea, Mirko Pezzo, quindi tutti i migliori. Signori, è una classifica nobile per questa prima edizione della Covelgo Lopet. Allora Florian Kostner, Santos, Carrara, Puntel, grande gara di Puntel davvero, la Guardia Forestale Carnica, e quindi al quinto posto Ivan De Bertolis. Eva Cardini, è sfumato il podio per la Forestale. Ed è arrivato adesso Puntel, era invece Mirko Pezzo, l'altro atleta, si sono invertiti i pettorali. Pezzo